dove mi trovo. Ma non puoi buttare la sua così. Dove mi trovo? Quanto fa 15 più 18? 36. Quanto fa 15 più 18? 36. Quanto fa 15 più 18? 36. Fa 33, 15, 18, quanto fa? Si è svegliato! Luca? Francesco? Questo è Luca, non può aver rapito lui, Prisci, lo conosco da una vita. Ma non è possibile. Oh, una fonte sicura mi ha detto che era lui. Ah. Non è molto sicuro. E invece è molto sicuro, no. Ti dico io. Ma ti dico di no. Ma ti dico di sì. Ma se ti dico di no. Ti dico di sì. Ma se ti dico di no. Ma ti dico. Ma scusa. No, fammi capire, non sei tu a rapire il nostro amato Prish? Non so neanche chi siete! Pietro, questo, lui è Luca. Che non è quello che ha rapito Prish? Mi stai mettendo in confusione? No. Ok. Lui è un mio caro amico Sandra. Di infanzia. Luca. Piacere, io sono Pietro. Luca. E insomma... Ok, non rapitemi mai più, vi prego. Mi spiace, vi siete Scusa, conosciuti così. Siete picchiato. Ma sì. Neanche troppo. È stato divertente. Sì? Sì. Certo. Tra l'altro, ho visto che tu hai cominciato una carriera su YouTube. Ho visto che stai andando in giro a rompere le palle la gente, a fare interviste. Come facciamo una volta, tra l'altro, ti ricordi? Sì. Beh, ricordo. Ciao. Piove. Oh, ascolta, ma perché non andiamo anche noi in giro a fare video costantemente qua? Andiamo anche noi in giro a rompere le palle, così magari dopo ti vediamo anche famosi. Famosi? A parte famosi lo siamo già. Ciucci non finito. Vai, vai. Ho un'idea. Cosa avete detto? Visto che sei un grande amico. Ehi, non ci vediamo da 9 anni. Visto che sei un grande amico. Ok. Facciamo una bella cosa. Un video. Uno solo. Andiamo a intervistare la gente, a rompere le palle. Noi rompiamo le palle, tu rompi le palle. Beh, con però dovete perfetto. Farmi voi un favore, visto che mi avete rapito, mi avete picchiato e... Però va bene, vabbè, certo. Andate. Andate. Sandro Trovò, amante della pasta al pesto e critico d'arte all'Andrea di Pre. Francesco Cassetta, amante delle sagre e dei ciucci. Filippo Merlanti è scomparso, quindi verrà sostituito da Pietro Andretta, esperto della carbonara. Taghio! E la pancetta. E la pasta. Che hai detto? Pancetta. Oh! Carbonara, ragazzi. L'uovo. Formaggio. Ragazzi, io sono gli esiti a Rosolina non furono dei migliori, quindi ci concentreremo sulla guerra tra Porto Viro ed Adria. L'anno di inizio e la fine della prima guerra mondiale. 1915. No. No, cazzo! In che anno Colombo ha scoperto l'America? Questa è facile, ma io. Questa è facile. 1492. Che grande! Quanti canti ha la Divina Commedia? Ah no, mi dico di te. Allora, intanto sono. Cioè, Inferno, Purgatorio, Paradiso. Che sono le tre cantiche. Quelle sono le cantiche. Sono le cantiche, però ogni cantica si divide praticamente in. In quanti canti? Era il 100, no? Bravo!
Bravo, ha fatto giusto. 99 più l'antinferno. Quel è il capoluogo dell'Emilia Romagna. Raga, no, non lo sapete. Che non lo fa nessuno, mi stanno deludendo tutti in questa cosa. Nessuno sa il capoluogo dell'Emilia Romagna, dai. Reggio Emilia. Ma ancora. Dopo l'avvento di Ferragosto io non risponderò più. Vabbè, vai. Suggeriva sbagliato. Io? Era Davide. Però hai anche detto pancetta nella carbonara, vecchio. E la pancetta. E la pancetta. Che hai detto? Pancetta. Oh! Ragazzi, era il guanciale. Vabbè, era un bianco spolpo, ragazzi. Comincio io, cominci tu. Comincio io. Domande di storico. Vabbè, cosa pensai? Vabbè, ascolta, allora fagliene una facile. Supereroi, siete preparati? Sì, super... Vai, sui supereroi. Ma io ti conosco. Spider-Man. Cazzo. Run. Sei supereroi Marvel? Tutti, devo... No, 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 sei di numero. Elencali. Allora, Spider-Man. Che bello che inizia con Spider-Man. Iron Man, Capitan America, Capitan Marvel, Thor. Sì. Hulk. Sì, vai, basta. La capitale della Svezia. Stoccolma, no? Sì? Sì, vecchio. Io lì farei quella... No, capoluogo secondo me la indovino. Se non la indovino non mi incazzo. No, beh. Ma perché io sono la sua? Ma vabbè! Facciamo geografia. Regione, Italia, elencane almeno 10. Le dico tutte le cose, va bene? Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige. Vabbè, Veneto. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Molise, Puglia. Ma il Molise l'hai contato? Non bisogna contarlo il Molise. Sì, il Molise, sì. Marche, Lazio, Sicilia, Sardegna, Puglia, siamo 21. Come 21? Come 21, vecchio? Basilicata e Calabria, 23. L'hai già messo a tua volta la Calabria? No, la Calabria. Raga, sono un po' confuso, ne ha detto qualcuno in più o le ha ripetute? Abruzzo, siamo 24. raga, che cazzo? Che non ne so neanche. Il primo vuole il mondiale, date. Vai, rispondi tu. Rispondere, vuole rispondere. Vai, no, rispondere. Non lo so. Te lo giuro. Ma cosa? Non lo so, quello mondiale. È 14-18. Che non lo so, date 24, ne ho contate 19, perché contavo solo con una mano. Immagino che contate le due. Colombo ha scoperto l'America. Questa è facile. È facile. Dai, è facile. Come? Vedi che se ti applichi. 1492? Wow. Vedi che se ti applichi. La brutta copia del milanese in tutto. Non è vero. Non è vero perché è vero. Noi siamo a Milano. Siamo in Veneto. Che c'è intervista imbruttita in Veneto anche, però shh. L'anno di inizio della fine della prima guerra mondiale. Io spero tu lo sappia. Prima guerra mondiale, che date? Data di inizio e data di fine. No, non è quella. Che palle. Facciamo una domanda. No, no, quella finale. Qual è il capoluogo dell'Emilia Romagna? Io spero... No. Ah sì, no. Io posso cagare. No, dai, non lo sai neanche tu. Venite gente, venite a vedere la preda. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, vieni con noi a fare le domande. Ciao. La preda che la sta ancora domanda. Sì, ciao. La preda è stata così. La preda sembra spaventata e confusa. In che anno cade l'impero romano d'Occidente? Non c'ho le soluzioni? No. Forse la sospetta. 476 d.C. Attenzione, preparato! Vai. In che anno l'uomo sbarcò sulla luna? Anche questa è facile. Allora, 1900. E comunque ci sei? 62. No, perché devi pensare che quest'anno c'è il cinquantennio? Hanno messo un sacco di persone che ho visto. Non hai visto? Quindi cos'è 69? Sì, 69. Ultima domanda, che è quella più importante. Sì, quella più importante che nessuno sa e noi ci stiamo proprio... Vai. Per favore rispondi. Dell'Emilia Romagna. Bologna. Grazie. Io ho un po' esitato. Io con Ferrara, insomma. Vecchio, la stanno sbagliando tutti questi. Tutti. Rispondono Reggio Emilia. Facciamo domande di storia. In che anno Colombo scoprì l'America? Dai, 1492. Oh no!
cazzo, cavallo, cavallo. Dai raga, domanda sui supereroi, vi prego. Prova quella dei cattivi. Quella dei cattivi, io voglio vedere se la sanno. Elencate 4 nemici avversari di Spider-Man. No, no, io non li so, Ma allora io vorrei supereroi. A me è da lui. Shh, shh. Lei, la, lei li sa, lei li sa. L'uccello, un iguana. Che stai facendo tu? Cioè, l'uomo iguana. Tipo, cioè, li sa, ma non li sa. Rinoceronte, me and the boys. Me and the boys. Che c'è anche il meme, esatto. Pensa al meme, c'è il meme, quello dei quattro tipi che guardano. Una lanterna. Non c'entra. Cambia domanda, vecchio. Questa è una domanda per sostenere la loro relazione tra lei e lui. Ok. Con cosa è fatta la carbonara? Come si fa la carbonara? Vabbè, dai, è fatta. How I made the carbonara? I rigatoni. Ok. Sì, vabbè, nella mia testa erano sane. Va bene, le sane. Ma avete lasciato, avete la bottiglietta. È già la bottiglietta pronta. Guarda questo qua. Poi allora, ovviamente guanciale, non e qua accetta, oppure qua siamo in discesa, vecchio. E neanche roba a cubetti, però ce la tagliate voi. Cioè, poi serve il pecorino romano, poi le uova, che qui è la parte un po' più soggettiva perché dipende anche dal numero degli invitati. Cioè non può. Aspetta, uova. Aspetta, uova in che senso? Bravo, bravo. Uova in che senso? Parte, devi specificare. Ah, allora, il rosso. Che è? Tecnicamente che si chiama? Che in modo scientifico si chiama? Esatto. Cazzo, le sa, le sa. Però. Per forza, è 2 anni che le fa la camicia. Un pezzo di guanciale. Ingrediente. No, solo tu. Testimone, quello che tu non metti mai. Ah, il pepe. Ok, a posto raga, ciao. Ho vinto io, cretino, se dici. Comunque a poker non ci sai giocare, vabbè. Ma dai, non gioco più, basta. Basta. Te ne vai? Te ne vai, vado anch'io. Questo è Luca. Che cazzo, era bellissimo, guarda. Sì. Ma dai, figlio, mi avevo detto che ero in Canada. Ma andate a f***.